Certo che parlare di robot dopo pratichizzi è come andare al Camp Nou e giocare a pallone dopo Messi, cioè una cosa impossibile. Ci proviamo, ma sarà dura, dura, dura. E Foggia, buonasera, sono felice di essere qui. Also, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ich heiße Patrizia Pfenninger. Buonasera, il mio nome è Patrizia Pfenninger. Und ich bin wirklich glücklich heute hier mit euch zu sein. E sono felice di essere qui a Foggia per il TEDx. Aber weniger mit diese dumme Clown. E sono felice di essere qui con Pasquale, il clown imbecille. Perché scusa questa cosa? Tu bist ein Clown. Sei un clown, sei un cretino, perché in questo modo alimenti il pregiudizio che una con un cognome tedesco non possa parlare italiano e soprattutto senza accento. Ed è un po' come dire che i robot saranno coloro che ci porteranno alla fine come genere umano. Il che è un po' un approccio antiscientifico e onestamente sottolinea la paura verso un futuro. Ed è una paura che purtroppo, ahimè, ritroviamo anche in contesti più creativi ed intellettuali. Quante volte infatti troviamo ancora oggi degli speech o anche dei TED che hanno dei titoli così. E penso sia anche per questo che sono 5 anni ormai che Pasquale sta lavorando sul rapporto tra creatività e intelligenza artificiale, e l'anno scorso per esempio abbiamo fatto questo, abbiamo creato questo insieme a Pasquale e a Sergio Spaccavento, si chiama Clown vs. Scientist, che è un format teatrale per spiegare che è proprio questo il punto, non c'è nessuna lotta tra un creativo e un ingegnere, anzi c'è solo una splendida opportunità, una bellissima occasione di far partire delle scintille in ambito creativo verso quelli che sono i robot per la comunicazione. Anche perché, mi permetto di interromperti, pensare di fare la guerra ai robot è come andare contro un carro armato con una fionda, è assolutamente ingenuo. Mentre invece c'è una cosa straordinaria, noi stiamo parlando soprattutto di robot conversazionali, stiamo parlando di robot che permettano di esprimere la creatività, questi sono degli straordinari colleghi di lavoro, sono macchine che ti permettono di trattare enormi quantità di dati che il mio cervello non potrebbe comunque, e di farlo anche in tempi super rapidi, veramente alla velocità della luce. Quindi il vero problema è che bisogna, per essere all'altezza di questi robot, di queste macchine, bisogna lavorare, studiare, darsi tantissimo da fare, diventare degli uomini e delle donne migliori, e questo, ragazzi, questo può far paura, soprattutto ai più giovani, questo sì che può far paura. Invece, da questo punto di vista, le persone sagge hanno un atteggiamento molto più sano. Per esempio questo è John Hegarty, uno dei più grandi direttori creativi e creativi della pubblicità del mondo. Che è quello a sinistra. Grazie, va bene. E dal punto di vista tecnico, lui per esempio non ha paura, lui dice l'intelligenza artificiale ci aiuta a diventare dei migliori creativi, perché noi con la nostra sensibilità, solo noi possiamo prendere data and turn into magic, prendere i dati e trasformarli in magia, in narrazione, in scrittura. Voi potete anche provare a far scrivere le macchine, però diciamoci la verità, ci sono degli esperimenti, ve ne mostro uno meraviglioso, in cui si è presa una frase evangelica in inglese e si è detto al robot, trova una maniera più originale, più creativa di raccontare questa frase. Il robot, come un bambino di 6 anni, ha preso il dizionario dei sinonimi e ha pubblicato questa frase. Che, come dire, Patrizia? Cosa dice? Che è successo? Esattamente. Che il whisky è forte, ma la carne è marcia. Non è esattamente quello che ci si aspetterebbe. Allora, capite che questa roba è imbarazzante. Cioè, non abbiamo bisogno, noi creativi siamo sufficientemente folli, matti, illogici, non abbiamo bisogno che sia un computer a fare queste follie. Come dice Macho Capatonda, l'umanità verrà salvata dall'intelligenza artificiale e dalla stupidità umana. Da questo punto di vista, quindi bisogna lavorare sul fatto che i robot possono migliorare i creativi. Per esempio, questo è un esperimento fatto a Tokyo, in Giappone, dove una grande agenzia di pubblicità ha preso un robot, l'ha caricato con tutti i filmati pubblicitari degli ultimi 50 anni, l'ha nominato, in base a questo database, direttore creativo, e ha aperto una gara interna in cui il direttore creativo robot, con dei giovani creativi alle prime armi, è stato sfidato a lavorare su delle caramelline alla menta
contro un direttore creativo di grande esperienza, un direttore anziano. Insomma, un Pasquale giapponese, diciamo. Sì, io ti ignoro perché sono abbastanza anziano, ma non così anziano. Morale, che cosa è successo? Sono stati prodotti due spot. Adesso vi faccio vedere, lo chiamo dalla regia, il primo spot, ci spostiamo, lo facciamo vedere, fatto dal robot direttore creativo. Prego. Forse parte, il numero due. Mi permetto di dire che non è che c'è qualcosa, anche in Italia abbiamo fatto dei film così dove c'è il cane che vola, il jingle, la musichetta, quindi niente di particolarmente originale. Davanti però, sapendo il direttore creativo anziano, esperto, sapendo che il robot avrebbe fatto quello, cioè rielaborare cose esistenti, che cosa ha fatto? Si è inventato qualcosa di molto personale, molto originale. Film numero 3, grazie. Di una cultura giapponese che non è molto vicina a noi, però vi faccio una domanda: non vi sembra che il direttore creativo umano abbia fatto un lavoro molto più originale rispetto a quello che ha fatto il computer, il robot? Ecco, questa è la vera forza, cioè la possibilità che i computer ci spingano a migliorarci come creativi e a fare qualcosa che non avremmo mai pensato di fare, a ideare qualcosa di nuovo. E poi non c'è solo questo, perché i robot possono diventare, come dire, macchine, possono diventare dei personaggi, degli attori, gente che ci, come dire, che interpreta una parte. Patrizia? Sì, volentieri, parliamone. Parliamo di chatbot. E possiamo dire una cosa anche molto interessante, ce ne sono anche di divertenti. Il team creativo di Spaccavento ha lanciato sui social quest'anno un robot, tecnicamente, ma che è capace di rispondere tramite Messenger, per un superalcolico irlandese, e la cosa divertente è già il fatto che si chiami "Ciao, io sono Bot, James Bot", che è già una cosa molto ironica, è già una caratterizzazione quasi umanoide. Se pensiamo oltretutto che per il giorno di St. Patrick's, che al di là di essere il giorno proprio il patrono dell'Irlanda è anche il patrono delle sbronze, tecnicamente, cosa succede? Che l'utente, chattando con questo bot, man mano che la conversazione andava avanti, aveva veramente a che fare con un bot ubriaco. Al di là di avere un linguaggio grottesco e abbastanza, come dire, forte, è stato fatto un lavoro veramente utile, perché c'è stata sensibilizzazione e migliaia di persone, di utenti, hanno potuto capire e provare in un certo modo, quasi di persona, l'esperienza di una sbronza. Un altro esempio molto interessante, completamente un altro linguaggio, è questo, dove tecnicamente il robot, che comunica in modo eccezionale tramite Messenger, è un manga, disegnato da un talento e da un team italiano di Publicis Milano. Lui sa vendervi con grandissima destrezza delle macchine di qualsiasi sorta, vorrei dire. Quindi l'invito è, se volete conoscere e capire come può essere anche affascinante un robot, di andare a trovarlo e curiosare su questo che può essere sull'indirizzo di Messenger. Esatto. Ci sono inoltre dei bot, dei chatbot, che sono già integrati nel prodotto. Un caso lampante è quello di Hello Barbie, è un caso americano, inventato e ideato da Lucas Ives, che probabilmente conoscete di più per il lavoro che ha fatto prima, in quanto lavorava alla Pixar. Sì, la famosa casa di produzione di cartoni animati per bambini. E non solo, per bambini, assolutamente. Certo. Cosa funziona? Succede? Hello Barbie praticamente funziona in presenza di un Wi-Fi. Si connette la bambola con il cavo dello smartphone e lei comincia veramente a parlare senza terminare, senza finir mai, a chiacchierare con i bambini. È praticamente come avere a che fare con un Toy Story del quotidiano. Ma la cosa abbastanza particolare è che questo chatbot, questo robot biondo, passerà probabilmente molto più tempo
con i bimbi di quanto non possano fare i genitori, quanto non possiamo fare noi. Questo chiaramente apre delle dinamiche e delle discussioni molto più ampie e molto più delicate, come l'etica, il fatto di educare, esattamente, e anche quello che è la nostra responsabilità nei confronti di queste tematiche, ma non l'affrontiamo oggi. Oggi non le affrontiamo, oggi ci concentriamo quindi, dopo aver visto robot che scrivono, robot che parlano, robot che diventano personaggi, prodotti che diventano robot, bambole che diventano robot, parliamo anche del fatto che spesso l'intelligenza artificiale nei chatbot viene usata attraverso i messenger, attraverso i telefonini, addirittura all'interno dei telefonini ci sono degli smartphone, ci sono delle intelligenze artificiali che possono diventare strumenti espressivi per i creativi, ma soprattutto per i manager. Qui vi raccontiamo un caso recentissimo, della scorsa settimana, di una manager italiana giovanissima, nella stessa età di Patrizia, si chiama Isabella Lazzini, che ha finanziato il WWF e una ricerca in mare aperto fuori dalle Azzorre, cercando di prendere il canto delle megattere e trasformarlo come dire, attraverso l'intelligenza artificiale del suo prodotto in qualcosa di nuovo. Vediamo questo pezzettino. E riuscire a portare i versi di questo linguaggio d'amore in una forma che sia universalmente fruibile al grande pubblico lo trovo una cosa straordinaria. Lo studio del canto della megattera si inserisce nell'ambito della bioacustica. Acoustics is our main research tool. And there's a reason for that. It's because whales use sounds for most of their activities. Il processore di Huawei Mate 20 Pro ha imparato a riconoscere le frequenze dei vocalizzi presenti nel canto delle megattere e a collegarle a una progressione armonica che è proprio una sequenza di note. Una volta identificato l'insieme di note, il modello sfrutta la doppia rete neurale per improvvisare una melodia, trasformando così il canto della megattera in una canzone. L'intelligenza artificiale struttura, come se fosse quasi un compositore, una melodia. Eccoci qui. Capite il potenziale straordinario dell'uso creativo dell'intelligenza artificiale per fare delle cose? Allora, da questo punto di vista, e torniamo sulla nostra slide, capite che sono opportunità da cogliere. Cioè, io stesso, se quando ero ragazzino non avessi colto le radio private, le prime agenzie di pubblicità, oppure un po' più grande il primo internet, avrei perso le occasioni professionali per cui alla fine mi hanno chiamato qui a parlare su questo palco. Allo stesso modo, oggi, perdere la capacità di, per esempio, usare la voce all'interno di questi strumenti sarebbe veramente una grande perdita. Sarebbe un peccato, ecco. Assolutamente. Siamo nel pieno di una rivoluzione. Basti pensare che nel 2020 la metà delle ricerche che vengono fatte sul web passerà attraverso questi aiutanti vocali. Certo. Così. A Padova, insieme agli amici di Side by Side, con Pasquale, stiamo toccando con mano questa rivoluzione tramite quello che è un voice assistant italiano e che praticamente fa uso degli speakable di Google e dall'altra parte dell'estro e della creatività del suo ideatore, in questo caso si chiama Alessio Pomaro. Ecco, qua vediamo il concept del logo per spiegare come è fatto. Praticamente sono due basi, si occupa da una parte di machine learning e di collaboration. Questa però, è la macchina, questo è il bot. Esatto, con una fortissima struttura, l'impianto, il cuore praticamente, viene dato dall'idea. Da un umano. Dall'ideatore, il creatore, esattamente. E questo dà vita a Lisa, questo è il nome. Significa Lisa is a simple app. Ed è un prototipo ancora, ma sarà utilissimo in tutti quelli che saranno i contesti di voice. Sì, voice commerce. Voice commerce in generale. Questo è un assistente che vi permetterà di fare delle cose. Abbiamo simulato un futuro neanche lontanissimo, che 2020 è qua dietro, in cui uno di noi decide, io per esempio ho un po' di panzetta, devo rimettermi a correre, e decide che sta guidando, decide di rimettersi a correre e deve comprare delle scarpe. E allora cosa fa? Abbiamo simulato la conversazione con cui un umano si interfaccia a Lisa, la sua assistente, e compra un paio di scarpe. Partiamo con il video, per favore. Hey Google, mi fai parlare con Lisa? Ok, buona continuazione. Ciao Alessio, cosa posso fare per te? Ciao Lisa, dovrei cambiare scarpe da running. Cosa mi consigli? Questa settimana ci sono le ASICS Gel Nimbus 20 a 122 euro. Cosa ne pensi?
Perfetto, procedi pure e paga. Che numero metto nel carrello? Il 45, grazie. Qualche preferenza per il colore? Sono disponibile in azzurro e silver. Va benissimo l'azzurro. Bene, procedo con l'acquisto. Grazie Alessio, riceverai una mail di notifica dell'ordine. Saranno in consegna lunedì. Hey Google, chiama Pietro e digli che martedì andiamo a correre. Metti tutto in calendario, grazie. Ok Alessio, procedo. Grazie. Pensate al potenziale per i creativi nel poter creare, dare vita e carattere a un progetto di questo tipo. Chiaramente serve il talento, e non solo il talento ovviamente, però dell'essere umano. Poi è chiaro, i robot potranno migliorarsi col tempo, assolutamente, ma saremo sempre noi a dar vita inizialmente e sempre noi creativi potremo poi intervenire anche a livello di narrazione. Attenzione, però stiamo parlando sempre di talento umano che viene aggiunto alla capacità di calcolo della macchina, è sempre l'umano che dà la personalità alla linguistica. Addirittura vi dico, senza grandi problemi, che non parliamo solo di talento, ma parliamo di coraggio, di bellezza, di capacità di osare e rischiare. Nessun robot, per esempio, da solo sarebbe capace di prendere un pazzo come Klaus Davi e seguirlo nell'avventura di fare delle campagne contro i boss di Mafia e 'Ndrangheta. Nessun robot sarebbe capace di pensare a delle campagne in cui si mostrano questi boss latitanti travestiti da femminelli, che è l'unica maniera che hanno per uscire di casa e non farsi beccare dalla polizia. Nessun robot sarebbe in grado di andare di notte ad appendere questi manifesti a Palermo e a Reggio Calabria nei quartieri più rischiosi. Stiamo parlando di Matteo Missione Denaro, stiamo parlando di Rocco Morabito, stiamo parlando di Nicola Sisi. Capite che il robot può programmare, ma non può fare queste cose. Il robot non potrà mai vincere il premio Borsellino per aver prodotto delle cose così belle e coraggiose. Meno male. A proposito di bellezza e coraggio, siamo in fondo e dobbiamo arrivare per non sforare, questa è una grande, è un grande personaggio, è una scienziata, ma è anche un'attrice, è Eddie Lamar, che ci dimostra come dobbiamo essere, perché poi il problema è, per essere più bravi dei robot dobbiamo essere così, dobbiamo essere profondi, umani, colti, filosofi, ma anche rigorosi, scienziati, ma anche pragmatici, portare queste cose a terra, perché solo così, solo se saremo molto più bravi dei robot saremo insostituibili. È chiaro che bisogna studiare, è chiaro che bisognerà cercare di migliorarsi, bisognerà migliorarsi, non c'è solo cercare, e bisognerà produrre idee, bisognerà essere più bravi dei robot e soprattutto realizzarle, perché le idee, se ti restano in testa, non servono più a niente. Non regalate le idee, assolutamente. Questa è una scultura che ho creato con 100 banconote da 100 euro per ricordare questo concetto. Non regalare le idee significa mantenere il valore, che è l'elemento fondamentale che ci distingue dai robot. Vi saluto anch'io con il mio mantra, con la mia frase che mi ha permesso di aprire la mia agenzia 22 anni dopo gli studi e che quotidianamente mi porta a generare scintille e quotidianamente mi porta a giocare anche con i paradossi. Ma visto che abbiamo l'onore di chiudere il TED, assolutamente. Patrizia, vogliamo provare a svelare il segreto della scintilla? Assolutamente. Come si fa a generare la scintilla? È molto semplice, mi direi di avvicinarvi ma non si può. Basta rimanere umani e sì. E non solo, basta rimanere umani, ma oltretutto basta essere imperfetti. La parola magica è imperfetti, perché se si ammette di essere imperfetti si cerca di migliorarsi. Abbiamo e l'obbligo. Si cerca di portare a casa un grande risultato. Abbiamo un obbligo, esatto, che è quello di essere insostituibili. Cerchiamo di farlo. Vi ringraziamo. Grazie. Grazie.